questo è un giorno di vita quotidiana di un incatenato. Già diverso tempo che mi sono fatto incatenare da questo macigno che pesa veramente tantissimo, parliamo di 20 kg con la catena sul quale è scritto Superbia, e a portare il messaggio che mi propongo di dare, ovvero che tutti noi abbiamo una pietra che ci portiamo addosso incatenata, è la pietra della nostra arroganza. Spesso pretendiamo di sapere, di conoscere tutto, invece non sappiamo granché. Pretendiamo di sapere qual è la cosa giusta e non abbiamo l'umiltà di ascoltare gli altri, ascoltare il mondo attorno a noi. E il senso di questo esperimento è quello proprio di andare in mezzo alla gente e portare un messaggio di conciliazione. Infatti credo che solo il perdono reciproco possa smussare questi anelli d'acciaio che ci legano tutti a un peso che trasciniamo addosso. È giusto che io ricordi la figura che mi ha ispirato nella scelta di questo esperimento, che è la figura di Don Dolindo Ruotolo. Perché mi ha ispirato? Oltre a essere un sacerdote molto particolare di Napoli, lui andava in giro con una borsa di tela nera piena di sassi e diceva che questi sassi erano le lacrime del cielo, ecco, una sorta di... era anziano, insomma, con i suoi problemi dell'anzianità, e girava con questa borsone. Mi ha così colpito il fatto che un sacerdote, insomma, facesse questa fatica, e tanto che mi ha veramente ispirato nella scelta di farmi incatenare. Ecco,